tragedia delle foibe rivissuta e raccontata, innanzitutto per ricordare quanto avvenuto al confine orientale del nostro paese durante e subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e poi per sensibilizzare sull'eccidio che ha visto come vittime migliaia di nostri connazionali, uccisi dalle milizie partigiane agli ordini del maresciallo Tito. Militari, ma anche tanti, tantissimi civili, che avevano la sola colpa di essere italiani in uno dei momenti storici più drammatici mai attraversati, quello successivo alla firma dell'armistizio del settembre del 1943. Venerdì scorso, 10 febbraio, Campi Salentina ha celebrato il giorno del ricordo, istituito con apposita legge parlamentare nel 2004. Un appuntamento promosso e realizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale, a cui hanno preso parte autorità civili, religiose e militari, e numerosi cittadini. In sala anche alcune classi delle scuole primarie di Campi e dell'Istituto Commerciale Alessandro Volta. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Alfredo Fina e del presidente del Consiglio Comunale Francesco Cantoro, ha preso la parola la relatrice dell'incontro, la professoressa Patrizia Mialievic, membro del Centro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee e discendente di esuli istriani. Infatti mi dispiace soltanto che in questi giorni non ci possano essere qui, per esempio, i miei genitori che hanno vissuto in prima persona il dramma di queste terre. Purtroppo non ci sono più non hanno neanche potuto assistere, diciamo, dal 2004 a questo, diciamo, riconoscimento anche delle istituzioni del problema che è stato questo, la tragedia del confine orientale. Oltre 5.000 nostri connazionali infoibati, secondo i dati ufficiali, anche se le stime attestate in base a successive verifiche parlano di una cifra superiore a 10.000 morti. Dapprima torturati per estorcere le loro informazioni utili ai titini e poi giustiziati e gettati nelle foibe. Ritenuti nemici, come detto, solo perché di nazionalità italiana e quindi considerati surrettiziamente simpatizzanti o addirittura fiancheggiatori di fascisti. A questa tragedia, una vera e propria pulizia etnica, va aggiunta quella che nei mesi e negli anni, per un arco temporale di circa un decennio, ha riguardato oltre 300.000 persone residenti nel territorio istriano e fiumano e in Dalmazia, costrette a lasciare le proprie terre e divenire così esuli nella loro stessa patria, così come titolò in maniera quanto mai appropriata un giornale dell'epoca. Attenta e composta la platea, che ha assistito all'esposizione della professoressa Mialievic con emozione e trasporto. L'incontro si è poi chiuso con le osservazioni e le domande degli studenti presenti in sala, che hanno mostrato maturità, rispetto e particolare partecipazione alle vicende narrate. Certamente, è un giorno che deve essere celebrato perché appunto finalmente dopo decenni di silenzio si fa luce su questi eventi che drammatici, tragici, che cambiarono completamente sia il confine orientale che anche la vita di 350.000 persone che dovettero scappare dalla Jugoslavia, ex Italia, per trovare rifugio in Italia. Non furono, diciamo, deportati, non possiamo dire questo, ma scelsero di optare per la cittadinanza italiana e quindi di lasciare, perché questa ovviamente optare significava proprio lasciare, dover poi lasciare, essere costretti a lasciare il territorio in cui erano nati, quindi una scelta, diciamo, anche consapevole, benché costretta dagli eventi e dalla diciamo politica che si era creata contro gli italiani nella nuova Jugoslavia.
una pagina nera e soprattutto ignominiosamente non ricordata né dai libri di scuola né dalle istituzioni, da nessuno fino ad ora. Gli esuli che arrivavano in Italia trovavano il vuoto, il silenzio intorno a sé e soprattutto non sapevano, si rendevano conto di non poter parlare con nessuno, non poter raccontare queste storie, perché non si veniva creduti, era talmente lontano, impossibile da pensare la situazione di terrore in cui erano vissuti e l'aver dovuto lasciare qualsiasi cosa nella nuova Jugoslavia, qualsiasi cosa che era appartenuta a loro, e quindi il dover arrivare in Italia esattamente nudi e crudi. Grazie e buongiorno a tutti. Questa è una ricorrenza, una celebrazione fondamentale per la storia nazionale e repubblicana. Noi quest'anno abbiamo voluto impostare il focus proprio sulle giovani generazioni, quindi abbiamo organizzato la giornata del ricordo di mattina con le scuole, insieme alla professoressa Mihailovic, che è un punto di riferimento per tutti noi, e questo lo facciamo perché c'è ancora bisogno di storia, c'è bisogno di memoria condivisa, perché questo è l'unico antidoto per le giovani generazioni per potersi difendere da tentativi che ancora vengono fatti, soprattutto sulle foibe, sul giorno del ricordo, di revisionismo o di riduzionismo.